Presidente, allora iniziamo questa giornata di studio sulla riforma del condominio. Brevemente, per introdurre l'argomento, che poi i relatori illustreranno in modo chiaro e sintetico anche, tutto nasce dalla legge 220 del 2012, la riforma del condominio, che chiaramente successivamente con il regolamento che è andato in vigore il 9 ottobre 2014 chiarisce quali sono i requisiti per diventare amministratore di condominio. I requisiti sono, diciamo, molto sintetici. Uno deve essere, deve avere il diploma di scuola media superiore, e l'altro deve aver frequentato un corso di 72 ore con il superamento di un esame finale. Questo, diciamo, è la riforma del condominio come per quanto riguarda l'amministratore di condominio. Per coloro invece che già hanno questi requisiti devono frequentare ogni anno un corso di aggiornamento di 15 ore con, sempre con l'esame finale. Chiaramente noi come ordine, come collegio, abbiamo già attivato tutto diciamo la struttura, e grazie ad Alam abbiamo già avuto l'autorizzazione ministeriale, in questo caso è il Ministero di Grazia e Giustizia che dà il parere, dall'autorizzazione, e siamo già accreditati a poter fare il corso, e da oggi in poi sulla nostra piattaforma già esiste questo corso. Chiaramente l'unico problema è che le 72 ore sono tutte in forma learning, l'esame deve essere per forza fatto in frontale, è l'obbligo, quindi chiunque faccia in modo diverso significa che non è a norma, ecco, perché poi la legge è chiara, due righe dice, però l'esame deve essere frontale. Un'altra cosa, chiaramente, perché secondo me questa riforma è abbastanza interessante per noi tecnici, per noi giovani, perché chiaramente per fare l'amministrazione di condominio oggi bisogna avere un bagaglio culturale di ampio raggio, cioè bisogna sapere di urbanistica, di edilizia, di infortunistica, di diritti reali, di impiantistica, di mediazione nei liti, giusto avvocato, nel senso che poi, cioè, bisogna essere a conoscenza di molti argomenti per poter fare l'amministrazione di condominio. Quindi credo che chi meglio di noi tecnici, di noi geometri, possa ricoprire questa figura professionale. Quindi, detto ciò, io invito l'avvocato Catarazzo a poter iniziare. Perfetto. Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Alfredo Catarazzo. Vi ringrazio in primo luogo per ospitarmi qua quest'oggi. Mi dispiace di non essere in mezzo a voi, perché generalmente cammino, ma la telecamera mi inibisce un po' il passaggio e quindi sarò fermo. Allora, oggi siamo qua per un convegno che si intitola La riforma del condominio e il collegio dei giovani. Quindi credo che al di là dei crediti che vi saranno dati oggi, ci sta interesse da parte vostra per la questione del condominio. Un intervento del genere già lo facemmo esattamente 2 anni fa, nel marzo del 2013, quando eravamo in attesa che la riforma del 2012, la 220, diventasse la legge, come effettivamente è successo nel giugno del 2013. Ci ponemmo tutta una serie di quesiti, facemmo una bella disamina della questione, e oggi ci riallacciamo un po' a tutto questo con un ritardo di 2 anni, che non è dovuto a noi, ma è dovuto appunto ai decreti ministeriali di attuazione per diventare il nuovo amministratore di condominio, l'amministratore 2.0, come l'ha immaginato il nostro legislatore. E questo famoso ritardo di 2 ore chiaramente ci costringe oggi a fare un discorso che avremmo potuto fare meglio 2 anni fa, ma comunque non importa, riprendiamo le redini del discorso. Non so quanti erano presenti un paio di anni fa quando facemmo questo intervento, quanti di voi sono interessati all'argomento in quanto già amministratore di condominio, almeno del proprio condominio, di un condominio? 2, 3, 4 persone, alzate le mani, non vi preoccupate, il fatto di essere amministratore non ci sono i vostri condomini qui presenti, quindi potete anche fare audio in questo senso. Allora, chi
è già amministratore di condominio, immagino già sappia in larghe linee quali sono state le modifiche attuate dalla 220 del 2012, probabilmente anche gli altri, altrimenti poi facciamo brevissimi excursus. Partiamo dall'esegesi un po' della norma, cioè qual è la finalità del legislatore, qual è stata la finalità quasi 3 anni fa del legislatore? È stata quella di rendere più complessa la forma di gestione del condominio. Più complessa non perché preferiva il legislatore renderla complessa, ma perché effettivamente rispetto alla riforma precedente di 71, anche prima, nel 1941, il condominio come entità, come prima entità di aggregazione sociale, era completamente cambiato. Immaginate una società rurale, quella della fine degli anni 30, pre-guerra, in cui praticamente l'80% della popolazione vive in campagna, quindi ognuno aveva la propria casetta, più o meno, si sperava che si avesse la casetta, quantomeno in quel periodo. Le aggregazioni più ampie, quelle condominiali, erano rare, rarissime, per cui il condominio era vista solo esclusivamente, così come prevista nella nostra norma codicistica, l'articolo 1117 in poi, come una forma particolare di comunione. Cioè, che cos'era il condominio all'epoca? Si trattava di amministrare quelle parti comuni che avevano delle finalità specifiche e puntuali rispetto a quella che era la normativa generale della comunione. Ora è cambiato tutto. Ora 36 milioni di italiani vivono in condomini. Ci sono all'incirca 1.700.000 condomini con più di 9 condomini. Adesso le esigenze sono maggiori. I condomini gestiscono anche dei locali commerciali. I condomini hanno le necessità di tutta una serie di modifiche che intanto sono diventate norma dal 2005 in poi, dalla prevenzione degli incendi, la normativa del 108 del 2009 sugli ascensori e sulla salvaguardia e sulla manutenzione degli ascensori, il DPR 115 del 2011 sulla prevenzione antincendi all'interno del garage, ed è tutto molto più complesso. Quindi chiaramente quegli amministratori, per così dire, così, del proprio condominio, che rappresentavano un po' avventati e avventizi, che rappresentavano il 90% della massa degli amministratori, si sono trovati un po' spiazzati. Si sono trovati a dover gestire degli impegni molto più ampi rispetto a quelli che erano originali. Questa è la ragione per cui il legislatore ha pensato prima di formare gli amministratori, poi successivamente, e chiaramente, di dare maggiori prerogative. Così come, insomma, succede per le società. E si è immaginato di rendere questo condominio una sorta di mini società, in cui l'assemblea dei condomini è un po' l'assemblea dei soci. Le parti comuni e l'oggetto da gestire da parte della società, e l'amministratore di condominio diventa il manager. Con tutte le responsabilità civili, penali e amministrative che tra poco vedremo, e per cui non dovete diventare amministratore di condominio. È una battuta. Chiaramente il problema è che mentre prima c'era l'amministratore di condominio, essere amministratore di condominio poteva essere anche un'attività part-time, oggi per chi effettivamente la vuole fare con una certa professionalità diventa un'attività full-time. Tutti coloro che oggi seguiranno il corso, io chiaramente non sto qua a dirvi di seguirlo, io voglio distrarvi a seguirlo, perché tutti coloro i quali faranno qui per i fatti Enzo, tutti coloro i quali oggi decideranno di aderire a questa iniziativa del Collegio dei Geometri dovranno sapere due cose. In primo luogo, che diventerà probabilmente, se saranno bravi e saranno in grado di seguire le attività del condominio, una delle loro attività più importanti nel proprio ambito lavorativo. Il secondo è che è un passo questo il corso di formazione per diventare amministratore. Col corso non diventi amministratore, o meglio, hai l'abilitazione a farlo, ma come del resto con l'abilitazione di venire geometra non diventi geometra, o con l'abilitazione di venire avvocato non diventi avvocato, ma ci vuole l'esperienza, la formazione continua, la capacità, l'attitudine per questo tipo di attività. Così funziona per il condominio. Dividiamo, questa è la prefazione, quindi il peggio deve ancora arrivare. Dividiamo questo piccolo intervento in due fasi. Una fase veloce, velocissima, in cui voglio un attimo mostrarvi a volo d'angelo, così come feci 2 anni fa, quali sono le principali modifiche. E un'altra fase in cui, e credo che quella sia più importante e più interessante per voi, per questo prenderò un po' più di spazio,
in cui vi illustro, secondo me, quali sono le particolari prerogative dell'amministratore e perché potrebbe convenire, in teoria, intraprendere questa via, in teoria. Prima di tutto, ciò che ha avuto maggiore modifica è proprio il testo codicistico, dall'articolo 1117 in poi. Abbiamo fatto questo paragone non azzardato, perché è un paragone che si trova anche nelle motivazioni della norma, quindi non si tratta di un'invenzione, quella che porta in analogia la situazione della società con quella del condominio. L'articolo 1117 parla delle parti comuni, un po' dell'oggetto dell'amministrazione del condominio. E per la prima volta, al comma 1, abbiamo un'analitica indicazione di tutte le parti comuni del condominio. Questa qui è stata una richiesta, diciamo, giurisprudenziale, poiché in effetti si è sempre molto parlato, sono state anche fatte un sacco di cause, su quali fossero le parti comuni, quale fosse il regime di conduzione, gestione e manutenzione delle parti comuni. Con questo indice, che è analitico ma non è esaustivo, su questo lo dice bene la norma, ovvero sia, non solo quelle riportate nell'articolo 1117 come uno le uniche parti comuni, ma sono sicuramente quelle le parti comuni, abbiamo questo elenco sistematico di tutte quelle che sono le indicazioni inerenti alle parti comuni. L'articolo 1117 ci parla anche della gestione delle parti comuni, ovvero sia le modalità d'uso. Come modificare una modalità d'uso di una parte comune? Ci vogliono delle maggioranze specifiche. I 4/5 dell'assemblea, che significa? Ho un locale caldaia del condominio che non utilizzo più, ne voglio fare un deposito, c'è bisogno per modificarne la modalità d'uso dei 4/5 dell'assemblea. Poi chiaramente questo è il lavoro dopo vostro, quello di andare chiaramente al cadastro e fare tutti quanti i rilievi del caso. Per quel che riguarda invece la scissione delle parti comuni, la divisione tra i vari condomini, questo è l'articolo 1119 che stiamo modificando. Qua ci vuole l'unanimità. Se abbiamo una parte comune, ad esempio, non so, un ballatoio oppure un locale, e lo si vuole dare in gestione a uno solo dei condomini o pro parte ai condomini, cioè è necessaria l'unanimità di tutti quanti i condomini stessi. Nel contempo, una cosa molto interessante che è stata introdotta all'interno dell'articolo 1119 è la possibilità di dare in gestione e dare in uso ai vari condomini i beni comuni a seconda di quello che è il loro diritto. L'esempio tipico è il parcheggio. Se io ad esempio ho 30 millesimi di tabelle millesimali rispetto al mio vicino che ne ha 15, io in teoria potrei chiedere all'amministratore di avere due posti auto all'interno di un parcheggio comune. Questa era una novità, sempre questo dettato dalla giurisprudenza e dai vari problemi che erano nati circa la gestione, la manutenzione soprattutto delle parti comuni. Poi c'è stata la possibilità, riportata sempre nell'articolo 1119, di poter in autonomia adeguarsi dal punto di vista energetico a quelle che sono le richieste della collettività. Ad esempio, in teoria, e poi vedremo perché in teoria, è possibile installare un pannello solare da parte di un solo condominio sopra il terrazzo comune e sopra il tetto comune. Oddio, è una cosa grave. È una cosa grave perché poi le rogne sono le amministrature, per questo ho detto è meglio che non si fa l'amministratore. Perché chiaramente là ci sono due interessi che vengono in gioco. L'interesse è quello della tutela paesaggistica dell'immobile, che chiaramente è di tipo condominiale, e la tutela del singolo, che in questo caso è difesa dal codice civile, di poter risparmiare dal punto di vista energetico quelli che sono i propri costi. Quindi se io voglio mettere un boiler, oppure voglio mettere un pannello solare, o voglio mettere una pala eolica, forse le pale eoliche sono più problemi, ma sicuramente sul boiler e sul pannello solare sono delle situazioni che sono ben previste dalla norma e dal 1119, in teoria lo posso fare. Allo stesso modo, se mi voglio staccare dal riscaldamento comune, oggi lo si può fare, senza che ci sia, come era prevista prima del 2012, l'unanimità di tutti quanti presenti. Considerato il fatto, poi adesso passiamo alla questione inerente all'assemblea, considerato il fatto che proprio oggi l'assemblea dei condomini è diciamo posta in una situazione simbiotica analogica rispetto all'assemblea di una società, è diventato molto più semplice prendere decisioni. Quelle maggioranze speciali che prima erano previste dall'articolo 1137 del codice civile ora sono state eliminate, o meglio, sono state abbassate di molto.
Adesso in seconda convocazione, che poi è la convocazione effettiva, come saprete tutti, è necessario avere soltanto un terzo dei condomini presenti e la metà dei condomini, un terzo dei condomini, chiedo scusa, in generale, e la metà dei condomini presenti per prendere una decisione. Molto più semplice, molto più veloce e anche molto più economico. Allo stesso modo, per quel che riguarda le decisioni dell'assemblea, queste sono impugnabili entro 30 giorni da quando è stato redatto il verbale o inviato se si tratta di un soggetto, che un condominio che non era presente all'interno della riunione. E questo è proprio in analogia a quello che è previsto, notate bene, nel contratto sociale delle società. Tutte quante le impugnazioni, tutte quante le delibere delle assemblee, diciamo, delle società, sono impugnabili entro 30 giorni. Guardate questa analogia, è molto forte. Ma la cosa più divertente è la situazione proprio dell'amministratore, perché l'amministratore di condominio, dal buon amministratore di famiglia, dall'amico caro che si prende cura del condominio, è diventato un manager, con tutte le responsabilità che ne consegue, responsabilità anche molto grave. E 30 giorni sono dalla notifica o dalla... Dipende. Allora, se io sono uno dei condomini il quale è dissenziente rispetto a quello che è stato preso, poiché ero presente dall'atto in cui il verbale è stato redatto, dalla comunicazione, caso in cui non fossi presente. Detto questo, grazie per la precisazione. No. Questo capita molto spesso che ci possano essere molti fraintendimenti. Beh, fraintendimenti poi ne parliamo al limite, perché se vogliamo entrare nel merito, una prima, poi facciamo questo bellissimo excursus, altrimenti vediamo anche gli altri. Il problema grosso è se si tratta di annullabilità o di nullità della delibera. Perché? E qua entriamo un po' in una sorta di gioco. Per me impugnare la delibera annullabile è una delle più grandi sciocchezze che ci possa essere in circolazione. Per il semplice motivo che, in linea di massimo, la delibera annullabile può essere, se c'è la volontà dei condomini, può essere poi sanata successivamente con una nuova delibera. Diverso è il discorso della delibera completamente nulla. Un esempio lo sto per fare, di una delibera assolutamente nulla, in cui effettivamente non ci sono proprio i requisiti oggettivi affinché quella delibera potesse essere costituita e redatta. Ragione per cui cade tutto quanto il castello su cui si basa quella delibera, e quindi una ragione maggiore ci sta. Dicevo dell'amministratore di condominio, di questo manager, della sua posizione anche piuttosto complessa. Sapete che, appunto, il motivo di nullità mi è capitato? Il fatto che l'amministratore di condominio non presenti quando debba essere nominato all'interno come amministratore, appunto, del condominio, non presenti un piano economico del condominio stesso, cioè non dica quanto lui praticamente deve essere pagato annualmente. Questa presentazione i costi della gestione da parte dell'amministratore sono necessari. Altrimenti c'è la nullità di tutta quanta la delibera con cui è stato nominato. Immaginate che brutta figura farebbe un amministratore, ma forse solo questo sarebbe ben poco. Come detto, vi dico la verità, vi dico proprio una cosa, tanto c'è la telecamera, non lo sa nessuno, vi dico proprio una cosa che mi è capitata personalmente. Dopo anni di insistenze mi hanno chiesto di diventare amministratore del mio condominio. Io faccio consulenze a un bel po' di amministratori di condominio che hanno anche un bel po' di condominio. E poi dopo 6 mesi c'è un cancellatore calcio, cioè non ho tempo o non modo, perché se le cose devono essere fatte bene, evidentemente non mi posso scervellare dietro anche un solo condominio. Esempio tipico di uno dei grossi problemi che ho trovato, di cui sapevo già, però io un po', diciamo, più che storicamente, stupidamente, me ne sono voluto invischiare, è quello dell'apertura obbligatoria oggi di un conto corrente del condominio. Tenete conto che c'è un problema formale sull'apertura di un conto corrente del condominio. La giurisprudenza ormai ha fissato il principio in base al quale il condominio non ha una personalità giuridica staccata da quella dei condomini. Al di là del fatto che abbia la partita IVA e oggi debba averla obbligatoriamente la partita IVA, non ha una personalità giuridica staccata. E dite voi, e qual è il problema? Il problema è grande. Perché oggi, per avere ad esempio i conti online, è necessario che ci venga attestata la personalità giuridica del soggetto che la richiede. Grosso problema. Per cui oggi soltanto per gli istituti e le poste accettano l'apertura di un conto online nel condominio. E se non è il conto online, il condominio lo puoi gestire.
Immaginate che dovete andare almeno due volte al mese a verificare chi vi abbia pagato e chi no, a effettuare tutti quanti i pagamenti dovuti o non dovuti. E una scocciatura enorme. Questa è stata la ragione principe per cui ho detto vedetevela voi. Ma detto questo, chiaramente non è solo la problematica inerente al conto online ad avere una certa importanza per il condominio, per l'amministratore di condominio, sono le responsabilità penali. L'amministratore di condominio ha due responsabilità forti che scaturiscono in penale: quelle della manutenzione e della gestione degli ascensori e quelle della manutenzione e della gestione antincendio dei locali, in particolar modo dei garage. Mi è capitato in un paio di occasioni amministratori di condominio che hanno cercato in tutti i modi di richiedere alla propria assemblea, all'assemblea dei propri condomini, di mettere in, di adeguare quelli che so che erano i locali garage, perché la normativa richiedeva, perché erano più di 424 e più di 9 garage, e l'assemblea giustamente diceva non so. Sapete cosa dovrebbe fare l'amministratore di condominio in quel caso? Non lo puoi fare diventare, perché poi c'è un problema di pagamento. No, sapete perché? Perché poi giustamente l'assemblea dice chi paga. Allora, o appoggi i sigilli o fai, come del resto abbiamo fatto in due occasioni, un giudizio che si chiama giudizio per danno temuto, in cui l'amministratore si è costituito contro i suoi condomini. Oppure ti dimentichi. Perché altrimenti tu penalmente rispondi degli eventuali danni da incendio che possono verificarsi in un locale non a norma, perché non c'è, non è diciamo, non è adeguato. Non è adeguato perché non ci sono ad esempio gli estintori, perché non ci sono le bocchette di aerazione come previste dalla normativa. Secondo grosso profilo penale per l'amministratore è quello riguardante la gestione e manutenzione degli ascensori. Oggi, se gli ascensori non sono a norma e se succede qualcosa all'interno degli ascensori, ne risponde l'amministratore, il quale ogni biennio deve chiamare l'ASL, il promotore, con una manutenzione straordinaria e per verificare tramite l'ASL se l'ascensore sia a posto. Non è una cosa da poco. Non è che dovete mettere voce, cioè, vi sto dicendo, c'è anche la soluzione, vi sto dicendo adesso vi sto mettendo paura, perché se siamo di qua bisogna dire anche facciamo un corso per l'amministrazione, cosa dovete fare? No, sto scherzando. Gli obblighi è utile sapere prima la prima parte, poi la prima parte, e poi sapere cosa vuoi. Ho fatto la premessa, c'è la prima parte. Tra vari obblighi dell'amministratore a richiesta dell'assemblea, cioè se è richiesta dall'assemblea, è quella di stipulare una polizza assicurativa finalizzata proprio alla gestione dei propri plessi condominiali. Questo è un altro obbligo importante dell'amministratore. Un altro obbligo importante dell'amministratore è quello della rendicontazione di quelle che sono le spese del condominio. Tenete conto che il condominio è sostituito di imposta, quindi deve fare il 770. Nel caso in cui praticamente ci siano soggetti che in un modo o l'altro, e ce ne sono sempre, ma se pensiamo alle pulizie in giù, lavorano per il condominio, per il portiere in giù, lavorano per il condominio. Allo stesso modo, un altro degli obblighi dell'amministratore è avere una sorta di cassetto fiscale del condominio, perché su richiesta della pubblica amministrazione, delle agenzie fiscali, delle agenzie delle entrate per intenderci, l'INPS anche, il condominio deve dare tutte le informazioni attraverso l'amministratore di quelle che sono le operazioni che il condominio ha posto in essere l'ultimo anno, operazioni tipo economico, cioè tutti i beni e i servizi che sono stati acquistati e venduti e tutti i beni gestiti. Gli obblighi dell'amministratore non finiscono qui. Ci sono anche obblighi che generalmente non sono assolti, che in realtà sono delle raccomandazioni, come ad esempio quella di avere il sito online del condominio. Il sito online del condominio che io ho chiesto agli amministratori di condominio che io insomma seguo, per quale motivo non l'abbiamo mai aperto. Allora mi hanno chiesto, chiedere altri 200-300 euro, 400 euro all'amministratore, ai vari condomini, mi sembra una pazzia, non è una cosa buona. Ma io fra poco vi dirò perché non sono d'accordo. Adesso siamo sempre nella parte delle raccomandazioni. Allora la domanda è: ma tutto questo a fronte di una media di 7 euro a condominio ne vale la pena? Fare la formazione continua annuale che costa, chiaramente, a fronte di 7 euro a condominio ne vale la pena?
Vi racconto quando pago. Ecco, il problema è quando pago, il problema dei condomini morosi. Spina nel fianco agli amministratori con la novella del 2012, con le nuove articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, come sono state modificate. Oggi l'amministratore, quando redige il bilancio, e deve redigere il bilancio oggi, e lo deve redigere, non può più far finta di niente come si faceva un po' di tempo fa, e alcuni ancora lo fanno, lasciamo stare. Oggi deve recuperare, per forza e per legge, entro 6 mesi dal momento in cui è stato approvato il bilancio, le poste dei condomini morosi. Immaginate che l'amministratore di condominio è un soggetto che è nominato dai condomini, e voi, da quei condomini che vi hanno nominato, dovete prendere i soldi. È un problema fondamentale. È un problema di fondamentale importanza, è che tutti gli amministratori di condominio non vogliono affrontare. Non tutti. Perché significherebbe, in primo luogo, di quelli che ho avuto l'esperienza ben poco, significherebbe, in primo luogo, andare a chiedere i soldi proprio ai soggetti che annualmente ti danno da lavorare. E se non lo fanno ci sarà responsabilità personale. Di più, l'articolo 63 di disposizione di attuazione del codice civile testé richiamate, al comma 2, obbliga l'amministratore a dare ai creditori insoddisfatti i nominativi dei condomini che non hanno pagato, nel caso ad esempio dei lavori consolidati straordinari. Altro problema eccezionale. E se non risponde, si cade il beneficio dell'esclusione preventiva dei condomini morosi. Risponde il condominio, e il condominio poi ti può fare azioni di valsa nei confronti. Cosa molto grave, anche questo però dal punto di vista civile, cioè ci rimetti i soldi. Però, detto questo, e adesso entriamo un pochettino nella seconda parte del nostro discorso, quello che ci ha detto. Perché dovremmo fare l'amministratore di condominio? Allora, dovete condividere una cosa, essere manager di una società, perché ecco, quello che abbiamo detto è cos'è il condominio di una società, significa anche quella società o quel condominio gestirlo, si fa anche indirizzarne quelli che sono i gusti, le tendenze, le richieste, le priorità. Uno strumento che è stato fortemente sottovalutato dagli amministratori di condominio, lo dico con grande dispiacere, è il sito online del condominio. Dice la norma che il sito online del condominio deve contenere informazioni di servizio del condominio, non deve essere un sito di tipo commerciale. Non ci devi vendere la roba, per intenderci, però devi dare quelle informazioni necessarie alla gestione del condominio. Vi faccio una domanda sciocca, però sciocca tanto è. La British Telecom, per fare un esempio, dal 2005 ha iniziato, in realtà nell'Upper London, nella zona del Merseyside, nella zona ex industrializzate che sono poi diventate condomini, l'installazione di antenne di tipo internet, wifi, all'interno dei condomini. Sapete quanto costa l'installazione di una rete del genere, di un'antenna del genere all'interno di un condominio, ogni condominio mensilmente? 3,5 euro. Quanto vi costa un abbonamento internet mensilmente? 30 euro, 29 euro, 25 euro. E ha una copertura maggiore rispetto a quello che è l'internet normale che si trova la DSL alle nostre case. Allora, un'informazione del genere all'interno di un sito commerciale, di un sito del condominio, ha un carattere di servizio o un carattere commerciale? Quello che sto rendendo io in questo momento alla platea dei miei condomini è un servizio che gli sto dicendo che praticamente c'è la possibilità di avere un costo assai più mantenuto e contenuto rispetto a quella che è la generalità degli offerenti. Un ottimo servizio, oppure sto sponsorizzando la British Telecom per non dire la Telecom Italia, perché ormai stanno facendo tutti questo tipo di servizio? Rispondetemi a questa domanda. È di servizio ma è commerciale. Appunto, quello è il problema. Siamo in quella zona borderline dove effettivamente è anche difficile un po' parlare dell'uno o dell'altro dinamica. In ogni caso è un qualche cosa che, se ben accettata dai condomini, può creare un guadagno.
perché ho guadagni anche per l'amministratore di condominio, perché ben sapete che questi tipi di attività producono fee, quello che viene detto tecnicamente il sistema win-to-win, no? Io per esempio vendo un prodotto e tu, facendomelo vendere, hai il tuo guadagno in percentuale. Parliamoci chiaramente. Questa è la mia visione, poi se non siete d'accordo chiaramente potete anche dire. Oggi il mondo delle professioni è un mondo calante da un punto di vista, da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista prettamente economico, perché chiaramente, almeno per quel che riguarda la mia categoria, quella degli avvocati, il lavoro è più o meno lo stesso, ma sono moltiplicati per 10 forse il numero di concorrenti, non si parla più di colleghi ma di concorrenti. La stessa cosa vale per i geometri, la stessa cosa vale per gli altri professionisti. Dall'ultimo dato dell'Istat, gli architetti guadagnano in media 15.000 euro all'anno. Sono finiti. 15.000 euro all'anno è una cifra che significa povertà. No, non è questione di essere la sua, la dimenderà. Più facile per i geometri, forse vada. No. Non diciamo niente, c'è la telecamera. C'è la telecamera. Ci sono i geometri onesti. Ma appunto, i geometri onesti generalmente lavorano poco. E la lavorano. Sto scherzando, non mi permettere mai, questa è una battuta stupida. Detto questo, dicevo, il mondo delle professioni è un mondo calante. Perché? Perché non ci siamo riusciti ad adeguare, questo parla almeno per la mia categoria, a quello che è il mondo che cambia. L'esempio pratico è dato ad esempio del processo civile telematico, di cui qualche cosa dovete sapere anche voi, anzi sicuramente sapete anche voi, perché vi dovete adeguare a quelle che sono le direttive per l'invio delle consulenze tecniche, dovete fare tutte telematicamente. Ma voi sapete che a distanza di, a settembre è iniziata la normativa per quel che riguarda il decreto ingiuntivo, una media del Consiglio dell'Ordine, il 40% dei miei colleghi non sanno utilizzare ancora il processo civile telematico. Sono 80%. Il 40% significa che 4 avvocati su 10 non sono in grado oggi di poter interagire con il giudice, non sono in grado oggi di poter interagire con il tribunale. Noi professionisti abbiamo questa difficoltà, che poiché siamo molto specializzati nelle nostre branche di competenze e di conoscenze, non riusciamo velocemente ad adeguarci a quello che il mondo del campo. Oggi il mondo sta andando da quello che sono le competenze a quello che sono i servizi, nel senso che i servizi oggi si intendono l'intermediazione. Anche l'avvocato oggi fa intermediazione, il geometra fa intermediazione. Pensate a quale intermediazione fate voi ogni giorno, quando mettete in contatto con altri professionisti dei vostri clienti, quando praticamente siete costretti anche a, dico una cosa brutta ma penso che sia una realtà per tutti, anche un po' sul prezzo, ad abbassare un po' le vostre richieste rispetto a quelle che sono quelle previste dalle vecchie tariffe. No, lo si fa tutti, lo facciamo tutti, quelle intermediazioni. L'intermediazione non lo si fa solo esclusivamente col cliente, lo si fa con tutti. E allora oggi l'amministratore di condominio che vuole fare quello deve pensare e prefigurare davanti a sé l'idea di non dover solo amministrare il condominio. Amministrare un condominio a 7 euro a condominio al mese non vale la pena. Tenete conto che ho amministratori di condominio a cui do consulenze, che hanno 60 condomini. Una media di 13-14 condomini per condominio sono 800-900 persone. Una platea umana incredibile. 800 persone che se gli incita ti telefono tutti i giorni, non vivi più. E succede. Tanto è vero che alcuni, e non rispondo neanche a Piaciuto, alcune persone che assisto quando sto di condominio rispondono dalle 3 alle 5 di pomeriggio, cioè dopo non rispondo più. Ma non si fa così questa professione, perché è una professione. Oggi col corso di formazione, con l'albo tenuto dalle varie associazioni, tra cui il CONAM, che io rappresento qua oggi, oggi è una vera e propria professione. E allora si deve capire quali sono i limiti e i margini su cui si può lavorare. Non sono i 7 euro. I margini quali sono? I margini è tutto ciò che di economico, adesso quello che ho, che di economico passa all'interno del condominio. In media 800 euro a famiglia. Vi ho fatto l'esempio di internet, la coibentazione. Oggi non sapete quanto, probabilmente lo sapete perché giustamente fate anche voi dall'altra parte di questo lavoro, quante cause per infiltrazione ci sono. Infiltrazioni acustiche, infiltrazioni d'acqua, infiltrazioni di acque reflue e così via. L'amministratore di condominio bravo deve essere in grado anche di prevenire questo tipo di attività.
consigliando ai propri condomini il modo di evitare questi problemi. Tutto questo è intermediazione, è quello che deve fare l'amministratore di condominio. Per questo vi dico, i passi che voi iniziate a fare con il corso che oggi vi è dato dal Collegio dei Geometri, dalla Fondazione dei Geometri, è soltanto un primo passo. Quello su cui secondo me deve fortemente puntare l'amministratore di condominio, che questo voglia fare, è il marketing del condominio. Sviluppare un'idea di marketing, e lo stanno già facendo. A breve lo faranno anche qui. A Roma, ve lo dissi già 2 anni fa, c'è una società che controlla nei pressi di Piazza Bologna, una delle parti più belle di Roma, almeno secondo me, almeno una delle parti più che si vogliono seminare a Meloado per acquistare, per intenderci, 240 condomini significa all'incirca 7.000 condomini, ma non lo gestiscono aspettando che ognuno telefona dei 7.000 condomini, gestiscono dando le direttive su come fare, dove fare e come fare. Oggi Telecom Italia offre a tutti quanti la bolletta a 7,50 euro. Quello che praticamente è lo stesso sviluppo che negli anni 90 si è fatto e si continua a fare oggi con i GRA, con i GAS, con i gruppi di acquisto solidale. Lo si fa all'interno del condominio, con l'amministratore del condominio che gestisce i processi. E allora qua iniziamo a ragionare di possibilità di divenire amministratori di condominio. Qua iniziamo a ragionare di dare servizi e consulenze al condominio. Voi sapete che oggi, ritorniamo nell'ambito legale, tutto ciò che riguarda i procedimenti del condominio non vanno direttamente davanti al giudice, no, penso che lo sapete. Si passa per una procedura da molto odiata, tanto è vero che l'hanno affossata, di cui noi siamo stati i primi, praticamente noi secondi, da vedere, è vero, ad occuparci nel 2009, che si chiama mediazione obbligatoria. C'è obbligato per lungo anche per la mano. Oggi è obbligatorio in realtà dal 2010, con un brevissimo intermezzo tra l'ottobre 2013 e l'ottobre 2014, poi è ritornato un altro alto obbligatorio. È l'iter di quelle che sono le leggi in Italia. Abbiamo aspettato 2 anni per i decreti ministeriali, il 140 del 2014, che diceva come doveva essere amministrato dei condomini, e si è aspettato 1 anno per tornare all'obbligatorietà della mediazione. Oggi la mediazione per l'amministratore di condominio è un salvagente fortissimo. Vi risparmia la maggior parte dei problemi che altrimenti vi ritrovate nelle assemblee di condomini. Fossi amministratore, direi ai condomini di farlo volontariamente. Perché in generale, quando ci si fida dell'amministratore, la prima persona a cui si denunciano problemi all'interno del condominio è l'amministratore. Non è il commercialista, non è l'avvocato, forse il giovane è la seconda persona, che poi entra nelle case più facilmente rispetto all'avvocato. Ma l'amministratore è la prima persona. E l'amministratore intelligente dice: porta la mediazione subito. Anzi, la mediazione te la faccio fare da un collega. Poi si scambia con l'altro condominio del collega stesso. Mi sto dicendo una cosa che non vi dovrei dire. Questo è pratico. Questo è troppo pragmatico come consiglio. Chiedo scusa, cancellato. Vabbè, tagliamo la telecamera. Però questo ce lo teniamo per noi. Ce lo teniamo per noi. Sa, male, dico tu. Vabbè, adesso non ne facciamo una con piccola, perché tale non è. Anche là ci vuole una grande professionalità e formazione. Oggi vi ho detto tutto ciò che deve essere il pane degli amministratori di condominio sono i servizi di overselling e di upselling. Cioè praticamente i servizi che sono tutto ciò che è attorno all'amministratore di condominio, l'amministrazione di condominio, quello di cui abbiamo parlato, la mediazione, la gestione delle utenze, la gestione anche di quelle che sono praticamente le necessità quotidiane, banni di pubblicità, i banni di pubblicità e così via, e quelli che sono i servizi di upselling, cioè i servizi superiori, le consulenze che fanno gli amministratori di condominio in concerto con altri professionisti. Certamente a tutti quanti i condomini, e che chiaramente esula da quella che è l'attività di amministratore di condominio, e che quindi vanno retribuiti in maniera adeguata, automatica e a parte rispetto a quello che sono i 7 euro famosi che l'amministratore di condominio in media in Italia si prende quando pagano, ha detto qualcuno prima, e io torno a ripetere che il concetto è giustissimo.
questo oggi significa essere anestesico. Questo è quello che secondo me bisogna fare nel caso in cui voi intendiate iniziare per sempre. E questo penso possa essere oggetto dei corsi successivi. Perché chiaramente il Collegio dei Geometri, come ha sempre fatto, non penso che vi abbandonerà su questo primo, non abbandonerà, su questo primo step, ma ti darà la mano e la possibilità di poter ulteriormente aumentare questa possibilità. Tenete conto di una cosa e poi mi fermo. Non tutti possono diventare amministratori di Modena, l'abbiamo detto prima. C'è una grande organizzazione, una grande capacità, una grande professionalità e anche un grande spirito di sopportazione. Se voi avete tutte queste caratteristiche, dell'essere tecnici lo siete, perché oggi l'amministratore di condominio deve essere tre figure insieme. Deve essere un buon commercialista, per quello che mi dirà l'avvocato Testa da qui a poco. Deve essere un buon geometra, perché deve essere in grado prima di tutto di capire le esigenze della gente, le esigenze tecniche. Se c'è un'infiltrazione, capire perché. Se ci sta una problematica inerente ai millesimi in condominio, cercare di risolvere subito, velocemente la questione. Se ci sono problematiche riguardanti le tabelle, immediatamente mettere mano. E deve essere anche un buon avvocato, perché deve capire quali sono le problematiche, subito individuarle anche dal punto di vista giuridico. Perché se non si hanno queste caratteristiche, queste possibilità, non lo si può fare amministratore di condominio. È finito, e torno a ripetere, l'idea del vecchio amministratore del condominio vicino di casa, che bonariamente si occupava di quelle quattro cose che si dovevano fare all'interno del condominio. Quelle quattro cose sono diventate gli adempimenti urgenti, importanti e improrogabili. E torno a ripetere, deve avere anche uno spirito imprenditoriale. Perché oggi, e lo dico con tutto il cuore, divenire amministratore di condominio perché si pensa di poter prendere 7 euro da ogni condominio è assurdità. Perché ci deve mettere in salute, lo dico molto in maniera onesta. Quindi quello che bisogna fare esattamente è capire che intorno all'amministrazione di condominio girano tutta una serie di esigenze, di problematiche che sono diventate ancora più aspre, ancora più importanti, attuali. Se oggi si dà un servizio, e siamo sempre in quella questione borderline dei servizi, sono servizi o sono attività commerciali? Un servizio con cui si dà la possibilità di poter risparmiare la gente la segue questa idea. E voi non state vendendo un prodotto, voi non state vendendo voi stessi, voi non state diventando gli agenti di qualcuno, voi state dando un servizio che dà qualità, dà ricchezza, perché diminuisce le spese alla gente. Lasciamo stare questo. Dicevo, immaginate questo, pensate questo e credete che questo è possibile, perché lo stiamo già facendo. Lo stiamo già facendo nelle grandi città, vi ho fatto l'esempio di Roma. Vi potrei fare l'esempio di Milano, dove Piazza Duomo, la piazza più importante di Milano, è gestita da una sola società. Immaginate, là sono 40 condomini, non sono tanti. Però sono 40 condomini, sono 8.000 condomini, là, là si parla di 8.000 euro al metro quadro come valore di mercato, e si parla di affitto a 300 euro al metro quadro. Stiamo parlando di ricchezza assoluta, dove sbaglia, non sei bravo, non sei professionale, non puoi permetterci, non puoi permettere questo. E oggi quello che si chiede all'amministratore è questo: professionalità, capacità e la bravura di riuscire a capire che il mercato è cambiato e che l'amministratore di condominio è un agente di questo mercato e deve entrarci all'interno. Io ho finito, grazie. Grazie avvocato Macarazzo. Adesso passo la parola all'avvocato Pesta, che parlerà in maniera sulle tematiche fiscali e contabili, giusto? Buongiorno a tutti, mi presento, sono l'avvocato Pino Pesta. Io ritengo in questo intervento di mio cognato, l'avvocato Lanzarazzo, il quale mi ha fatto un regalo da quasi 5 anni, essere amministratore del condominio dove vivo con mia sorella, dove ci sono 5 condomini, dove ognuno di loro ne sa di diritto, ne sa di tecnico, sa tutto, sa le rampe di scale. Dal primo intervento ho capito che essere amministratore di condominio, leggevo 10 giorni fa, di un amministratore forse italiano, faceva un cognome Montilla, che fa l'amministratore a New York, si definiva amministratore, deve essere un attore, cioè colui il quale deve sempre ridere, sorridere, disponibile con le persone, non dire mai no, allo stesso tempo seguire una linea a insaputa dei condomini.
Cosa mi è capitato a me personalmente? Noi ci occupiamo di amministratori di amministrazione di condominio da diversi anni, forse ancora prima che ci laureassimo in ambito condominiale, perché è una materia impegnatissima, cioè ti impegna tantissimo, varia, non c'è stato mai qualcosa di diretto, di preciso, e questo ha portato a far sì che tutti gli scienziati nell'ambito giuridico e tecnico, ognuno si è andato per la sua strada, dice per me oggi è così, per me domani è così, l'avvocato tizio è meglio quell'avvocato rispetto a quel me. Questo ha portato a far sì che il contenzioso di qualsiasi natura crescesse. Oggi io mi trovo a discutere e a risolvere molte questioni con l'Agenzia delle Entrate di Avellino, a quale reputo che la maggior parte di loro, almeno con cui ho parlato io, mi hanno dato secondo me una decina di tesi diverse in base alla migrazione fiscale da fare ai condomini per i lavori di ristrutturazione edilizia. E mi dicevano, mi suggerivano, dicevano tu avvocato devi fare questa dichiarazione, devi fare così, devi dichiarare che Raffaello è il proprietario, devi dichiarare che Raffaello ti ha versato queste soldi, devi dichiarare che Raffaello ha diritto al 50% di azione fiscale e calcolare anche quanto è il valore. In più devi dichiarare, ho preso appunti perché dicevo devi dichiarare anche che lavoro hai fatto, se quei tipi di lavori rientrano o meno nella dichiarazione fiscale, perché io sinceramente, studiando un pochettino questa circolare, domando, senta, ma la dichiarazione io come la devo fare? La devo fare in ambito... Dice, no, la devi fare sulla cassa, su quello che riceve in cassa. Ma io, convinto, dice, vabbè, su quello che riceve in cassa. Quindi il tizio mi versa 9.000 euro, ho capito, in base a quello che mi è stato detto, che un amministratore che non ha niente da perdere può far sì che i suoi condomini si portino in relazione più soldi di quelli che si incassano. Anche oggi... affrontando questa normativa reputo che questo corso, il primo corso che non è stato detto, accreditato al Ministero della Giustizia, quindi che fa da pioniere, noi all'interno di questo corso daremo le linee guida per far sì che la dichiarazione venga fatta in maniera del tutto esatta, e siamo noi a dettare legge alla Giustizia, di guardate voi là dentro, potete scrivere tutto quello che volete, ma la dichiarazione si fa così e non come dite voi. Perché, in base a quello che mi è stato riferito, l'amministratore si trova a assumersi prima di tutto a dire Raffaello è il proprietario di quell'immobile, nel frattempo Raffaello l'ha ceduto l'uso fruttati, quindi noi non lo sappiamo perché non c'è stato detto. Primo, quindi non siamo dei notari. Secondo, Raffaello ha diritto al 50%, che ne so, è sempre prima casa per Raffaello, ha diritto al 60%, quindi vado a fare una dichiarazione. Quindi io devo capire tutto, sono commercialista, mi sembra un pochettino eccessivo, di dove ci sia un avvocato a fare l'amministratore, di dove ci sia un perito, tante persone, di dove c'è la persona qualunque, l'impiegato. Non si può assumere questo onere, questo obbligo in tal senso. Quindi per me, per quanto riguarda queste dichiarazioni, sicuramente la maggior parte di esse sono fatte completamente in maniera errata. O meglio, concludo dicendo, queste dichiarazioni dicono questo, il tutto viene dichiarato sotto la personale responsabilità dello scrivente, l'amministratore. E io penso che l'amministratore non si può prendere questo onere per questi importi miseri che vengono, appunto, in cui vengono pagati molte volte anche a un quando si darà e quando verrà. Quello che invece tengo a precisare, da circa 10 anni, amministrando un altro condominio, ne ho due, uno dove c'è un garage e uno dove sta lui, poi non mi permetterò mai di amministrare un condominio, primo perché in ogni condominio secondo me c'è uno scienziato, sono tutti scienziati, secondo perché la materia è complicatissima, è quello di riferire, vorrei domandare agli amministratori presenti in sala come viene redatto un bilancio, di quante pagine è composto e come pensano loro attualmente come fatto. Come viene redatto un bilancio da parte vostra? Quanto tempo ci impiegate per fare un bilancio? Per un paio di giorni. Io da circa 10 anni per fare questo bilancio, che a me è composto di circa 80 pagine, ci impiego 5 minuti. Dice come fai? Semplicissimo, io ho istituito il conto corrente condominiale e lì dove mi porto i soldi in contanti vado a pagare io per loro, non rimettendoci neanche a semplicemente aspettando che le poste mi inviano tutti gli estratti conti periodi, allego gli estratti conti, faccio un riassuntino, è entrato questo e è uscito questo. Bene, ma questo lo dice la norma, non lo dice oggi, lo dice da 20 anni. Perché gli amministratori devono capire una cosa. Oggi la prima regola è non rubare. Ti aggiungo, rubare in maniera intelligente, che non è su questo, che non è sul i 7 euro, gli 8 euro. La prima riunione mia di condomini, avevo 16 anni, 5 condomini, tutti e 5 anziani, leggevano 360 euro raccomandate, si guardavano intorno e facevano, ma ti è arrivata la raccomandata? No, ma perché ti è mai scritto la messa? No, tutti quanti, ci succede il resto, ha messo questo che sta raccomandato, raccomandate che faccio qua,
raccomandate mai inviate. Allora, in questo caso, qual è il reato che si ipotizza? Ingiusto arricchimento, e io aggiungo forse anche truffa, perché io non devo dimostrare solo i 360 euro di raccomandate falsi, e dico, vabbè, io l'ho fatto. No, io devo dimostrare pure che effettivamente Raffaello l'abbia ricevuta. E che cosa ho scritto a Raffaello con 360 euro? Prima elemento. La cosa più semplice, quindi, per elaborare un bilancio di condominio senza i programmini, non programmini, non serve a niente. Conto corrente postale, si apre il conto corrente postale, si fa versare, si fidelizzano i condomini a versare, gli estratti conto, si allega una paginetta, entrata e uscita, si allega, si chiude, si sfila, si timbra, via, approvazione del bilancio. L'altra cosa che gli amministratori non fanno, voi come sapete, l'obbligo di approvare il bilancio è previsto ogni anno, bisogna approvare questo bilancio. Voi sapete che se il bilancio non viene approvato per più di 2 anni, l'amministratore non è più in carica. Quindi come cosa va risolta? E se non si approva perché i condomini non si raggiunge la maggioranza in assemblea e che categoricamente sono assenti? Non si approva, in questo caso vuol dire che l'amministratore comunque si deve dimettere perché non ha neanche il consenso dei suoi condomini. Ragazzi, comunque è sempre amministratore. Diciamo di sì, però allo stesso tempo, un'assemblea che non si costituisce nell'arco di 2 anni e quindi non si riesce a approvare il bilancio, l'amministratore si deve chiedere anche il perché. E perché? E io mi chiedo perché i condomini non vengono. Molti condomini a volte non vengono perché sono non approvano l'operato dell'amministratore. Allora, per l'assemblea non è così. La mia esperienza mi ha portato in effetti i condomini non venivano volutamente proprio perché per boicottare un intero condominio per dare giù per la stazione. Allora l'amministratore continua perché la gestione comunque deve andare avanti. I regimi di burocrazia. I condomini boicottavano il condominio. Boicottavano, esattamente. Sì. Cioè, come dire, la moglie che per fare dispetto, meglio, il marito che per fare dispetto. Insomma, è una cosa. Ma noi ci troviamo molto spesso a catechizzare le persone, i condomini. Cioè, bravo, fai bravo con condomini. Purtroppo, dall'altra parte, e ci sono tante situazioni, tante persone che la pensano. Il problema adesso è uno soltanto, secondo me. Allora, può capitare ci sono dei condomini particolari, capito? Un condominio delle Marche che era il luogo di mare, dove praticamente c'erano. Un luogo di mare dove praticamente c'erano molti stranieri, molti russi. Quindi chiaramente l'amministrazione di condominio è complessa, probabilmente portare avanti, o meglio si portava avanti, ma senza l'assemblea di condominio, perché oggettivamente tutte quante le assemblee. Perché laddove c'è il 70% di persone che vengono qui dalla possibilità di domanda, certamente non avevo la possibilità di essere rappresentato. La cosa diversa è quella che dite voi. Io penso che quando il condomino non si interessi della propria cosa, delle cose comuni, se no, adesso non è che voglio dire è colpa di qualcuno, ci saranno delle motivazioni sicuramente, e queste motivazioni secondo me devono essere esplicitate. Capita, ecco l'esempio che abbiamo fatto prima, di situazioni in cui praticamente l'amministratore diceva devono essere fatti i lavori, sì, ma poi ci sono loro. D'accordo. Va bene. Ma le altre qua ci può anche stare nella misura in cui l'amministratore a quel punto fa due cose, o si dimette o lo fa fare giudizialmente. Ma si dimette, ma comunque deve convocare la sentenza. Ma sono d'accordo, ma intanto l'amministratore la prima cosa che deve fare è cercare di fare la propria situazione. Cioè mettersi in una situazione in cui non ha giuridicamente alcuna responsabilità. Se io indico l'assemblea per le mie dimissioni, poi l'assemblea la non ci viene una volta, 2 volte, 3 volte, cosa si vuole? Io comunque devo continuare giustamente nel giro di provocazione a fare l'amministratore, perché non può rimanere senza l'amministratore. Perché non è il giorno di dimissione. Non è mia facoltà andare dal giudice come può fare oggi il condominio e dire quell'amministratore non sta lavorando bene, fallo fuori. L'amministratore non si può autoeliminare, autosospendere. Qua ci siamo. Ma perché il condomino? Perché forse non è interessato? Perché forse economicamente non è in grado di far fronte a lavori che gli sono stati richiesti? Non lo sappiamo. Perché forse ha problematiche di tempo per cui non può venire. Bisogna capire il perché. Chiaramente per questo ho detto ci vuole tanta pazienza. Si vuole. Bravo, attori.
come diceva questo amministratore giuliano Cattoni, aggiungo giusto due brevi considerazioni, perché dato il tempo che mi è stato assegnato a 30 minuti, però qua mio cognato mi ruba pure il tempo oltre che posto a tavola. Noi parlavamo la costituzione del condominio minimo, si dice in molto condomini per costituire un condominio, ma ci sono anche dei casi in cui ci sono due soggetti in cui sono eredi di 10 appartamenti, devono presentare dichiarazione di successione, l'agenzia entra e dice no, serve il codice fiscale del condominio. Allora che succede? Dice no, e come si costituisce il codice fiscale del condominio? Mi serve la delibera dell'assemblea, quindi i due soggetti si mettono là, si fanno un'assemblea, si costituiscono, danno un nome al condominio, chiedono il codice fiscale. La domanda che adesso pongo, secondo voi, con la richiesta del codice fiscale, e quindi questa normativa che dice l'obbligo dell'amministratore, c'è bisogno dell'amministratore. Quindi alla fine è vero che la normativa dice che c'è un minimo di 8, ma non si rispecchierà mai, perché quando nel momento in cui si va in successione all'eredità c'è l'obbligo della richiesta del codice fiscale al fine di adempiere a quelle che sono le dichiarazioni della successione e quant'altro. Quello è un problema di unità immobiliare, non più di soggetti, cioè, proprietari. In Italia noi siamo ancora fortunati perché la normativa nell'ambito dell'approvazione del regolamento condominiale dà ancora la possibilità all'amministratore di preparare questo regolamento condominiale e di farlo approvare. In Francia non è così, il regolamento condominiale viene redatto da un notaio. In Spagna, lì dove c'era il caso che avevi detto voi, chi diventa amministratore, lì dove non ci sono delle mancanze di amministratore, non si costituisce l'assemblea, è il presidente dell'assemblea convocata anche 7-8 mesi fa, dove c'erano tutti quanti gli amministratori, quindi è il presidente che ne prende in carica e ne risponde. Quindi oggi essere amministratore di condominio significa essere, fare impresa, essere imprenditori di se stessi prima e cercarsi di fare tutte le azioni anche nell'ambito della dichiarazione fiscale, di avere sempre pezzi di appoggio. Quindi se io dichiaro che Raffaele è proprietario, devo avere l'atto del notaio dove si dice che Raffaele è proprietario. Se io dichiaro che Raffaele è proprietario di 90 millesimi, devo avere i millesimi aggiornati che mi danno questa, mi confermano questa cosa. Se dichiaro erroneamente che deve avere il 50%, io non lo dichiaro perché il commercialista di Raffaello, nel momento in cui faccia la dichiarazione in base ai soldi versati e bonifici effettuati, provvederà a dargli il 50% o il 60%, valuterà lui se quei lavori sono lavori che fanno risparmio energetico e quant'altro, oppure verranno sono una dichiarazione effettuata dal tecnico che ha chiesto il permesso, la DIA, la SCIA per realizzare quelle opere. E non è l'amministratore deve essere intelligente ad uscirsene in maniera giuridica in modo tale da non rispondere né penalmente né civilmente per quello che fa, oltre ad avere una buona assicurazione. Con questo vi ringrazio, troverete tutto all'interno di questo corso e do la parola a Enzo. Volevo soltanto precisare, sì, è giusto, ci sono problematiche, è giusto fare, cioè l'amministratore oggi deve essere un professionista a 360 gradi. Però vi posso dire, per la mia esperienza, non di amministratore, che non lo sono, mi trovavo qualche anno fa a Palermo in una riunione di Geoval, l'associazione votatori, giovani votatori, e c'erano molti colleghi centro-nord Italia. Parlando con loro, la SCIA, la DIA, il Pregeo, Docva, dicevano che loro non sapevano niente di questo. E mi domandai, ma che cosa fate? Facciamo gli amministratori di condominio. Solo quello. Vabbè. Anche dico, ma come fate ad andare avanti? Dice, no, noi fatturiamo una media dai 60 agli 80 mila euro all'anno. E ci basta fare solo questo, il resto Pregeo, Docco, Pagone, né lo vogliamo sapere né siamo interessati a sapere. Questo per esperienza, beh, cioè nel senso, vorrei che era Firenze, Brescia, insomma, là era il centro nord dell'Italia, facevo solo questo, cioè per dire l'amministratore di condominio. Come? Sì. Detto questo, adesso andiamo avanti con Ricerco Cozzi di diplomatica, perché vogliamo affrontare diciamo, la problematica sulle tabelle indesimali, che poi diciamo, è una parte molto
interessante del condominio, le liti, le cose, giusto? L'avvocato. E quindi se l'avvocato deve... No, soltanto una cosa, perché poi sono loco roico, chiedo scusa. No, la questione del disinteresse dei condomini e dell'amministrazione dei condomini è una cosa che è vero, ci sta. Faccio l'esempio pratico, però molto spesso è dovuto proprio a contrasti, interni all'interno del condominio stesso, tra i condomini. Vi faccio un esempio che è successo su Mare Suliano, anche lui, di un super condominio, non ne abbiamo parlato oggi, vabbè, ma comunque, di un super condominio che gestiva, tra le altre cose, anche l'erogazione del gas, che ovviamente si sviluppava al di sotto di quello che è di un parco. Ora, qual è il problema? Ci stava una palazzina di questo parco, erano 8-9 palazzine, adesso non ricordo bene, che aveva interesse affinché si facessero delle bocche del gas vicino alla strada, perché aveva 3-4 metri di distanza, quindi praticamente facilmente poteva essere agganciato. Ebbene, non si riusciva a fare una riunione di questo super condominio, perché le altre 7-8 palazzine non avevano questo interesse. Perché dovevano spendere più soldi? Perché per loro l'ingresso attraverso la strada principale era più lontano rispetto a quello che era l'erogazione come era stato progettato inizialmente. Allora, qua l'amministratore di condominio, intelligentemente e furbescamente, può arrivare a una soluzione, allora quando non diventa, perché allora si può fare, si poteva fare l'erogazione da una parte e dall'altra, facendo spendere percentualmente a quella che è la distanza, così come fu la soluzione trovata, questa è due mediazioni tra le altre cose, tra le parti, però ci sarebbe dovuto arrivare lui stesso prima. Però lui, in quel caso, questo amministratore, questo vecchio amministratore, si era posto in maniera un po' anomala, nel senso che chiaramente era andato a sposare la tesi soltanto di questi delle altre palazzine, perché era una maggioranza che poi alla fine lo aiutava a restare con l'amministratore del condominio. Allora l'amministratore del condominio deve superare questi problemi. Molto spesso le riunioni non vengono effettuate perché c'è distinto nel caso assolutamente, ma dico, e sto parlando in generale di quello che è la mia esperienza. Molto spesso o c'è disistima dell'amministratore o c'è troppa stima dell'amministratore, fai tutto tu. Però vi passa, quando si tratta della seconda ipotesi, è stata sicuramente l'ipotesi dell'amico, quando poi si dimette l'amministratore e si fa l'amministrazione in prorogazione, quello è l'amministrazione ordinata. Quindi quando si inizia a rompere la saracinesca del garage, l'amministratore dice io non posso intervenire perché sto in prorogazione, questo è un lavoro straordinario, fatevelo voi. Vi faccio vedere come inizia l'interesse da parte degli amministratori dei condomini ad essere amministrati un'altra volta coerentemente e correttamente. Questa chiaramente è l'ipotesi, è diciamo un po' d'esperienza che abbiamo avuto su tutto. Scusatemi tanto se per l'interruzione ulteriormente. Però vi posso dire una cosa? Certo. In effetti dal mio condominio ci sta un altro professionista, sì, che non paga il condominio dal 2012, 2013, 2014. Assolutamente. Allora praticamente che è successo? Io come dovere ho fatto i decreti giuntivi a questo professionista. E praticamente io vi parlo di settembre l'anno scorso. Praticamente è stato impugnato da 40 giorni, sì, questo avvocato, e praticamente è fissato l'udienza il 25 di luglio, sarebbe il 2015. Certo. Ecco. Poi 2015 in effetti sabato il tribunale è chiuso, poi agosto sarà chiuso, quindi tutto verrà demandato a settembre, eventualmente per iniziare forse per fissare una data e eventualmente discutere. Quindi noi facciamo, non me la date, 2012, 2013, 2014, 2015 e non sappiamo se 2016. Io comunque tutte queste somme, ovviamente ci sono i fornitori che devo continuare a pagare, punto primo. Poi punto secondo, il discorso che l'impugnazione di questa delibera, diciamo di questo decreto di qual è? Che lui non ha ricevuto il bilancio consuntivo e preventivo relativamente alle spese. Che lui era ricevuto. Vabbè, no, immagino che era un'eccezione. Perché casualmente quella busta, quella raccomandata, legata in verbale, non era legata a questo bilancio consuntivo. Ma casualmente
cioè questo è un caso fatto casuale. E quindi praticamente questi andranno a discutere eventualmente nel 2015, no, riferimento alla riforma del condominio, perché tutte le cose si dicono che sono belle, si devono fare, però noi amministratori oggi siamo carni da macello, lo so, e basta. Ma assolutamente, questo, meno, questo dicendo, questo tipo. Allora, se uno questa è la riforma del condominio, se uno riesce a trovare un'altra stimolo per poter essere amministratore di condominio, che non possono essere soltello, questa è la premessa. Ma un'altra cosa importante, per riagganciarmi al concetto giù, che è un concetto giustissimo. Allora, sapete qual è da come fare io? Ci sono dei fornitori che hanno urgenza di essere pagati. Beh, redistribuite le somme dagli altri condomini, poi voglio vedere, e poi chiaramente col diritto di rimesso nei confronti del soggetto che non ha pagato la parte del condominio. Poi voglio vedere gli altri condomini, qui sto quando entra a casa, come si può, come può interagire. Non entra a casa, quella parte vende. Vabbè, ti racconto questo, 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 ti racconto questa, ti racconto questa, ti racconto questa cosa che ti sto per dire. Ascolta, ti racconto, mi permetto di dire tu. Ti racconto questo, per dirti che al peggio non c'è meglio. Rappresento, ancora oggi ci sono i giudizi in corso, una società che ha fatto dei lavori di condominio all'interno di un condominio. Lavori di valore non sono sferico, 54.000 euro. Non stiamo parlando del numero dei condomini. No, il numero dei condomini era 11 condomini. A un certo punto 4 di questi 11 condomini decidono di non voler pagare. Iniziano loro un'azione giudiziaria dicendo che si erano stati riportati dei danni dovuti praticamente al fatto che i lavori erano stati fatti male. Viene fatta una consulenza, un attimo prima, un accertamento tecnico preventivo, che tutti voi sapete che cos'è, che dà finalmente ragione alla ditta. Anzi, dice che era per evitare quei lavori lamentati che sono stati fatti, per evitare quei danni lamentati che sono stati fatti i lavori, e non viceversa. Fatto sta che questi soggetti continuano a non pagare, non pagano il primo saldo, non pagano il secondo saldo, non pagano il saldo, per ognuno di questi un decreto ingiuntivo. Per ognuno di questi un'esecuzione, perché a me fortunatamente hanno bisogno di esecuzione, me l'hanno data. Quindi immaginate che oggi stiamo per una questione di 54.000 euro, 15 giudizi in corso. E infatti con l'ottimo collega, che giustamente non posso commentare, ma senti, ma questo qua, ha cercato di fare pure un sequestro cautelare su somme che non hai dato, e giustamente il giudice l'ha rigettato. Cioè, ma tu, a sti soggetti, hai fatto perdere, per fortuna di Dio, adesso è tornata a giugno, anche la detrazione fiscale sui lavori a passo, perché ci fai perdere i tuoi clienti in questo modo. Ma vuoi trovare una soluzione? Vogliamo fare un compromesso in questa situazione? Ma la follia della gente, caro amico, cioè, non ha mai fine. Ma fortunatamente si tratta della patologia, non della fisiologia del fenomeno, perché altrimenti veramente era da spararsi. Scusatemi, grazie. Va bene, allora passo la parola all'ingegnere Corsa per diplomatica per parlare di tabelle fiscali. E quello di validità che abbiamo già accennato, l'avvocato ha già accennato. In sostanza viene elencato tutta una serie chiaramente di delibere con la relativa maggioranza. In merito alle tabelle medesimali, qual è l'opportunità? È che nel caso di errore di calcolo, o meglio, alterazione per più di un quinto del valore proporzionale della proprietà anche di un solo condomino, in conseguenza sopraelevazione, incremento di superficie o variazione delle unità immobiliari, non è più necessaria l'unanimità dei condomini per andare a riaggiornare e quindi modificare le tabelle millesimali. Cioè stiamo parlando di un quinto del valore proporzionale della proprietà. C'è un appartamento classico di 100 metri quadri, stiamo parlando in sostanza di 20 metri quadri. Ad esempio, io ho un caso lampante, un edificio, un condominio accanto al mio, in cui praticamente non si è sopraelevati o si è ampliata l'unità immobiliare dell'ultimo piano di 20 metri quadri. Praticamente i proprietari dell'ultimo piano hanno creato praticamente un altro appartamento sopra. Sono andato a chiudere e quello che è il lastrico, chiaramente, di loro proprietà, ed è chiaro che sono tutte tabelle che vanno obbligatoriamente riaggiornate, perché ad esempio per la ripartizione delle spese delle scale, degli ascensori, eccetera, di cui la quota proporzionale non si tiene assolutamente conto.
Leggiamo ancora, errori di calcolo. Molto spesso mi viene chiesto quali sono tabelle da rifare perché sono frutti di errori di calcolo. Secondo il mio punto di vista, tabelle da rifare sono già tutte quelle tabelle non accompagnate, in linea generale, da una relazione tecnica obbligatoria in cui si vanno a specificare, come sappiamo, i coefficienti, chiaramente di riduzione, non dettagliata. In realtà sappiamo benissimo che all'interno del condominio non sono in realtà le tabelle che si vanno ad approvare, ma bensì i coefficienti. Le tabelle in sostanza sono delle semplici moltiplicazioni. Moltiplicazioni, divisioni, proporzioni, quattro calcoli e si tira fuori quello che è il valore millesimale. Ma bensì quello che ha senso e ha valore sono i coefficienti. Quindi se io vado ad esplicitare in maniera dettagliata quei coefficienti, quelle sono tabelle da rifare. Ancora, errore classico che si mette all'interno delle tabelle, ho altezza netta per ciascuna unità immobiliare diversa, anziché approcciarmi come misura comparativa a metri cubi, quindi in base al volume, mi vado ad approcciare con le tabelle che sono state redatte in base alla superficie. Ancora una volta si sta andando a viziare quello che è il risultato, chiaramente, dei millesimi all'interno del condominio. All'incirca, guardando la situazione, lo stato di fatto dei condomini italiani, potremmo dire che circa un terzo delle tabelle sono tutte errate, sono tutte tabelle da rifare. E come andremo a vedere, tra un istante sono tabelle da rifare, ad esempio, principalmente quelle di riscaldamento centralizzato. La normativa è cambiata e al momento sono veramente in pochi i condomini che vanno a utilizzare la nuova procedura per andare a calcolare, per calcolare appunto la ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato. Preannuncio già da adesso che forti cambiamenti, ed era un qualcosa che ci si augurava, parlavamo prima di circa 70 anni di atteso per un aggiornamento di quello che è il codice civile, e anche le tabelle millesimali, quindi la ripartizione delle spese fa riferimento appunto al codice civile. E grandi cambiamenti con questa riforma non ce ne sono stati sull'aspetto di calcoli. Cioè facciamo ancora riferimento a preconcetti e a casistiche detti di 70 anni in termini di metodologia e vediamo, facciamo riferimento a circolari, una del 66 e l'altra del 93, anche solo per i coefficienti di riduzione. L'unica operazione, l'unico aggiornamento che è stato effettuato qual è? L'aver assimilato la metodologia di calcolo di scale, per la ripartizione delle spese di scale e ascensori, per metà chiaramente rispetto al volume, l'altra metà rispetto chiaramente all'altezza rispetto al suolo ciascun piano. Ma è un qualcosa che in realtà il tecnico ha sempre fatto, quindi non sta andando ad introdurre niente di nuovo. Siccome la seconda parte devo effettuare anche un esempio pratico di redazione di tabelle millesimali, andiamo ad affrontare, fare un rapido escluso su questa problematica e soprattutto andare ad affrontare quei casi particolari che spesso si ripercuotono all'interno dei condomini. Chiaro, quando il tecnico incaricato deve andare a redigere le tabelle millesimali, in sostanza cosa deve andare a effettuare? Le tabelle, i valori millesimali vanno nient'altro che esprimere il costo, il valore di ciascuna unità immobiliare presente all'interno del condominio. Il valore, il costo, da che cosa può dipendere? Chiaro, da proprietà intrinseche, come può essere appunto la destinazione d'uso, da proprietà che dipendono da fattori esterni, come può essere appunto la luminosità, l'altezza rispetto al suolo, quindi il coefficiente di piano. Tutte queste proprietà si sintetizzano, come dicevamo all'inizio, in quelli che sono i coefficienti di riduzione che ci permettono di calcolare un'unità base per fare i millesimi, ossia il volume, la superficie, così dire, virtuale. Quali sono i coefficienti che andiamo ad utilizzare? Anche qui il tecnico non è aiutato in nessun modo. Si rimanda tutto e tutto frutto della propria esperienza. È chiaro, il tutto va contestualizzato rispetto alle caratteristiche del condominio. Come dicevamo prima, ci sono queste due circolari che riportano degli esempi di possibili coefficienti che possono essere utilizzati. Tra cui c'è ad esempio il coefficiente di piano, di funzionalità, il coefficiente di utilizzazione, orientamento. Ma quali devono essere obbligatoriamente utilizzati è il tecnico che va a stabilirlo, perché può essere che magari il coefficiente di servitù in quel condominio non ce ne sono, quindi non va nemmeno utilizzato. Funzionalità, idem, isolamento termico, cioè un isolamento omogeneo
tra le diverse unità immobiliari, quindi non sono coefficienti che magari hanno un senso prevalente all'interno di quel condominio. Il primo problema sui coefficienti da utilizzare è che all'interno di queste, queste circolari non viene assolutamente contemplato qual è coefficiente di destinazione, ossia il frutto appunto del diverso utilizzo che si fa di quella unità immobiliare. E fin quando stiamo parlando di appartamenti sappiamo benissimo che il valore da utilizzare è il valore unitario. Il problema dove nasce? Attività commerciali, negozi, uffici, in base qui dove andiamo, come ci andiamo ad aiutare in questi casi. Facciamo riferimento a quello che è la letteratura, chiaramente, su questa materia. In base alla letteratura si utilizzano coefficienti solitamente maggiori di 1, all'incirca vanno da valori di 1,3 fino a valore di 1,8, altre volte addirittura superiore al valore 2, ma ciò nulla vieta che il coefficiente di destinazione può essere addirittura inferiore al valore unitario. Ciò questa unità che è posizionata in una maniera veramente particolare rispetto al resto del condominio ha un vantaggio, uno svantaggio rispetto alle altre unità immobiliari, quindi vado ad utilizzare un coefficiente inferiore a 1. Quindi per questi casi io quindi il coefficiente che devo andare ad utilizzare, come lo scelgo? Beh, la valutazione è veramente molto difficile. Si può fare riferimento, come spesso si fa, a quelli che possono essere siti come l'Agenzia delle Entrate, ossia si va a verificare qual è il costo e il valore a metro quadrato per le unità immobiliari in base a quella località, si va a impostare una sorta di proporzione rispetto chiaramente al valore di un'unità immobiliare a uso residenziale, quindi appartamento, si proporzionano rispetto al valore unitario del coefficiente che utilizza rispetto all'appartamento e si tira pure il valore che effettivamente va applicato. Ma questa è una valutazione chiaramente orientativa. Ci si sta andando ad effettuare un'approssimazione che si riavvicina chiaramente alla situazione, quindi contestualizza la situazione condominiale. Coefficiente di piano. Qua già la normativa incomincia a fare una prima distinzione. Ossia va a dividere il caso di presenza o assenza dell'impianto di ascensore. Non c'è l'impianto di ascensore, sulla circolare troviamo già dei valori predefiniti. Quando invece non c'è l'impianto di ascensore, sappiamo benissimo che si va a impostare, ossia i valori che ho riportato in queste due tabelle, in questa tabella di destra, sono nient'altro che frutto di relazioni di calcolo che tengono conto delle due discriminanti che intervengono. Cosa interviene? Il numero di piani dell'edificio e il piano a cui è esattamente collocato l'appartamento, l'unità immobiliare che stiamo andando a considerare. Funzionalità, altro coefficiente che, come dicevamo, non sempre interviene. Ci sono ad esempio anomalie fra percentuali di superfici utili di stanza e disimpegni, oppure ci sono circostanze diverse che chiaramente vanno a influire sul valore di quella singola unità immobiliare, quindi va applicato anche il coefficiente di funzionalità. Utilizzazione. Sappiamo tranquillamente, sto andando molto rapidamente su questa parte perché è semplicemente di applicazione di coefficienti. Andiamo a vedere, assegnare un valore unitario per bani come possono essere camere, soggiorno, valori un attimino più ridotti per vari accessori, valori ancora più ridotti per quelli che sono appunto gli spazi aperti. E sugli spazi aperti incominciano a intervenire i primi problemi. Cioè altezze nette, come dicevamo all'inizio, diverse tra unità immobiliare e unità immobiliare, quindi il calcolo lo vado ad approcciare per volume. Io adesso balconi, terrazze, quale altezza vado ad assegnare? Stesso discorso per il lastrico. Devo andare, comunque interviene nella tabella fondamentale, la tabella dei millesimi generali, un lastrico esclusivo, quale valore di altezza vado a considerare? Dipende dalla situazione, dipende anche da come è posizionato, chiaramente, anche dall'esposizione che hanno ciascuna unità immobiliare. Lastrico magari posso andare a utilizzare quello che è l'altezza del parapetto. Balcone, terrazze, va a utilizzare quello che è l'altezza del vano di riferimento.
Meglio ancora se va a correggere, una valutazione un attimino un po' più raffinata, va a correggere questa altezza rispetto all'esposizione che ha quel particolare mano. Un terzo magari su giardino, due terzi magari su strada pubblica, eccetera. Quindi si vanno anche ad affinare rispetto alle caratteristiche. Luminosità, intervengono due parametri importanti, sia la superficie degli infissi, delle superfici illuminanti, sia la superficie del vano. In sostanza si va a calcolare quello che è il coefficiente di luminosità, ossia il fattore di luminosità, e si entra in questa tabella che sempre sulla circolare è presentata e si va a ricavare qual è il valore del coefficiente da utilizzare. Orientamento. Qui incominciano un attimino i primi problemi pratici, perché fin quando ho un vano come questo colorato in verde, fisso l'angolo di orientamento, sappiamo benissimo che non è sempre così semplice, ossia quando l'edificio ha delle conformazioni particolari, delle angolazioni particolari, anche se so come è orientato il nord, a volte è abbastanza complesso andare a definire quella parete esposta a est, a ovest, a nord-ovest. Ad ogni modo, quando c'è un vano con un'unica, come questo in verde, con un'unica faccia esposta, un'unica parete esterna, il coefficiente da applicare a quel vano è unico, magari esposto a nord 0,90. Quando invece ho situazioni come questa, ho tre pareti esterne, io il coefficiente di orientamento che devo assegnare a quel vano è 1. Però le tre pareti hanno tre orientamenti completamente differenti. L'unica operazione che può dare un risultato abbastanza preciso è quello chiaramente di una media pesata. Pesata però rispetto chiaramente alla superficie di ciascuna parete esterna. Esposizione. Errore classico che qui si commette, qual è? È il voler considerare in questo coefficiente anche i vantaggi, gli svantaggi derivanti dall'altezza rispetto al suolo, ossia rispetto al piano a cui si trova quell'unità immobiliare. Classica situazione, i diversi appartamenti, i diversi vani hanno magari un'esposizione su strada pubblica, è chiaro che sono svantaggiati i vani in piani bassi, primo piano, secondo piano. Attenzione, questa discriminante non va, quindi l'altezza non va assolutamente considerata in questo coefficiente di esposizione, ossia c'è un elenco di possibili casistiche che si possono presentare, quindi si utilizza questo coefficiente a prescindere dal piano a cui si trova quell'appartamento. Perché? Perché se vado a considerare su strada pubblica, d'accordo, per il primo piano utilizzo 0,90, al secondo piano 0,91, al terzo piano 0,94, praticamente sto facendo un errore perché sto facendo perdere di senso il coefficiente di piano. Cioè il coefficiente di piano ci serve proprio a questo. Quindi se abbiamo utilizzato già il coefficiente di piano, che tra le altre cose va a gestire, va a, diciamo, a definire i vantaggi e svantaggi rispetto all'altezza, è inutile andarlo a considerare e fare delle valutazioni all'interno di questo coefficiente, di queste problematiche. Servitù o pozzetti, poste biologiche, vani confinanti col vano ascensore, chiaramente si vanno a considerare anche i coefficienti di riduzione per questi vani, e lo stesso discorso viene ad esserci per il coefficiente di isolamento. Ho un grado di isolamento differente tra le diverse unità immobiliari, perché magari una confina con il vano, confina con la copertura, l'altro confina con un primo piano chiaramente sovrastante con tirati aperti. Vado quindi ad applicare da volume di ciascun vano i diversi coefficienti di riduzione, vado quindi a calcolare quello che è il volume virtuale e sono pronto per incominciare a effettuare i calcoli sulle tabelle millesimali. Vado chiaramente rapido, in maniera veramente molto rapida, sul discorso dei millesimi di proprietà generali, che è la tabella più importante, come sappiamo, all'interno dei condomini. Serve appunto per i quorum di validità dell'assemblea stessa, serve appunto per i quorum di validità delle diverse delibere, serve per la ripartizione delle spese comuni, quindi una relazione abbastanza semplice. Si vanno a riproporzionare, a dividere i volumi di ciascuna unità immobiliare rispetto alla sommatoria di tutti i volumi delle altre unità. Millesimi delle scale.
prima parte, come avevo detto prima, della spesa va ripartita in base al volume ciascuna unità immobiliare, seconda parte rispetto all'altezza dal suolo, risultato finale media dei due contributi precedenti. Perché si utilizza una metodologia del genere? Perché molto spesso si è cercato di utilizzare come metodologia per il calcolo dei millesimi delle scale solamente come discriminante di voler considerare solamente l'altezza rispetto al suolo. Sbagliato, perché se vado a considerare, a prendere una situazione come questa, cosa mi può succedere? Il proprietario H dell'unità immobiliare dell'ultimo piano è proprietario anche di quest'altro locale, magari adibito addirittura a deposito. Quindi vado a riproporzionare i millesimi solamente rispetto all'altezza dal suolo. Cosa mi succede? Mi succede che il proprietario H del locale paga più per questo locale adibito a deposito che nemmeno per la propria unità immobiliare, che ha un utilizzo addirittura inferiore rispetto chiaramente al proprio appartamento. Quindi va riproporzionato anche rispetto al volume virtuale che tiene conto appunto dell'utilizzo che si fa, quindi della destinazione e degli altri coefficienti. Caso particolare, premesso che nel caso di lastrico solare anche diciamo il proprietario del pian terreno, o meglio, questo è un caso che va suddiviso, nel senso che nel caso di pian terreno deve comunque sempre essere inserito nelle tabelle millesimali di scale, specialmente delle scale, e alcune volte anche degli ascensori, perché il pian terreno, anche se per accedere alla loro unità immobiliare non usufruisce delle scale, c'è quel servizio, serve per accedere magari al tetto, che funge da copertura anche per la propria unità immobiliare. Quindi deve intervenire, deve partecipare alla spesa di ripartizione per la manutenzione chiaramente del servizio di scale anche il pian terreno. Chiaro, come porzione di spesa rispetto all'altezza pagherà zero, pagherà una cifra ridotta in base semplicemente al volume, ma comunque deve partecipare. La situazione invece che stiamo vedendo adesso è una situazione un attimino diversa. Il pian terreno ha anche diritto all'accesso al lastrico solare. Allora, io come vado? Per quel che riguarda la prima porzione rispetto al volume, rimane tutto invariato. La seconda parte della tabella rispetto all'altezza, come la vado a considerare? Devo per forza suddividere questa tabella in altre due sottotabelle. Ossia vado a discriminare il servizio che si fa delle scale per accedere alla propria unità immobiliare, in questo caso chiaramente il pian terreno sarà escluso, e invece l'utilizzo che si fa delle scale per accedere a quello che è il lastrico. Chiaro, in questo caso la situazione delle altezze è completamente ribaltata. Pagherà più il pian terreno che rispetto magari all'ultimo piano. Ora, l'utilizzo che si fa però delle scale per accedere al proprio appartamento o all'astrico è completamente differente. Quindi bisogna andare ancora una volta a riproporzionare in base all'utilizzo che si può fare, potenziale che si può fare di quel servizio. Quindi magari assegnare una percentuale di utilizzo per l'80% per accedere alla propria unità immobiliare e un 20% per accedere invece all'astrico solare. Si va a riproporzionare il tutto e si tira fuori quella che è la seconda sottotabella che ci mancava per poi fare la media finale. Altra problematica, ho un piano tipo come appunto il secondo piano, 4 unità immobiliari, 2 scale. Al terzo piano il proprietario A6 è andato ad unire 2 unità immobiliari, è diventato un'unica unità immobiliare. E adesso l'unità immobiliare A6 dove la vado a considerare? Nella tabella millesimale delle scale 1 o delle scale della scala 2? In entrambe. Perché? Perché in base appunto al codice civile si fa riferimento, quindi al 1117, all'utilizzo potenziale che si fa di quel servizio. Potenzialmente il proprietario A6 può tanto utilizzare la scala 1 tanto la scala 2. Quindi se io andassi ad escluderla da una delle due tabelle,
praticamente sto andando a effettuare un danno alla restante parte delle unità dei proprietari che utilizzano magari sulla la scala che chiaramente da questo è escluso il proprietario a 6. Come suddividere l'unità immobiliare? Si fa riferimento al piano tipo, quindi si fa riferimento magari alla precedente situazione prima della fusione e chiaramente si va a formulare la tabella in questa maniera. Ascensore, questa è la modifica che è stata introdotta, l'unica modifica che è stata introdotta, come dicevamo all'inizio, dalla riforma del condominio. Ci sono tanti requisiti, come abbiamo visto nel corso del, apro una parentesi, nel corso del seminario di oggi, dell'evento di oggi, opportunità per amministratori, requisiti obblighi per gli amministratori, sono stati definiti i posti dei paletti per i diversi scenari che si possono ripresentare all'interno di un condominio. Uno degli intenti della riforma è proprio quello di andare a eliminare, secondo il mio punto di vista, anche i contenziosi che si aprono all'interno di un condominio. In realtà ci sono alcuni articoli, come può confermare l'avvocato, che creeranno altri contenziosi, già solo per come sono stati costituiti. Uno è stato già accennato, la possibilità di andare a installare da parte del singolo proprietario quella che è il proprio impianto fotovoltaico, pari utilizzo della parte comune, no? Come lo si va a rispettare? È un problema. Lì è un problema. Come vedremo tra un istante, perché ci arriviamo, impianto di riscaldamento centralizzato è, quando è stata pubblicizzata questa riforma del condominio, è stato passato perché ha avuto un impatto mediatico devastante, pubblicizzato da tutti, è passata l'informazione che all'indomani della riforma tutti i condomini potevano distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Cioè un condominio poteva tranquillamente distaccarsi, è un problema, specialmente quando l'impianto, sapete molto meglio di me da un punto di vista tecnico, specialmente quando è un impianto molto vecchio. Fin quando viene, stiamo parlando di un impianto che appunto è frutto di una progettazione con normative tecniche recenti, chiaro, forse il distacco di uno o due unità immobiliari non comporta né aggravi di spesa né malfunzionamenti dell'impianto stesso. Ma un impianto un po' datato è praticamente impossibile. Impossibile prevedere una situazione del genere, ossia non comportare un malfunzionamento dell'impianto stesso. Sfido chiunque a dimostrare, perché poi tra l'altro il proprietario deve presentare una relazione tecnica, chiaramente una perizia tecnica, è impossibile. Quindi questo è un altro problema. Scale, il discorso delle scale ascensori, caso particolare per gli ascensori qual è? Non c'è l'impianto di ascensore, perché si utilizza la stessa metodologia delle scale anche per gli ascensori per la manutenzione ordinaria, ma quando non ho l'impianto di ascensore lo devo andare a installare con la spesa come va ripartita tra diversi condomini. Vado a riproporzionare il tutto rispetto all'altezza. Ancora una volta cosa succede? Sono, in questo caso saranno avvantaggiati i piani alti. Dopo sono andati a installare l'ascensore, acquisiranno valore praticamente gli ultimi piani, quindi non è una metodologia chiaramente da poter utilizzare. Potrebbe essere forse utilizzata una metodologia del genere a patto di andare a redigere innanzitutto da capo quelli che sono i millesimi generali, quindi la tabella A. Vado a riproporzionare il tutto rispetto chiaramente alla proprietà, non si può fare, ci sono delle parti appunto dell'impianto d'ascensore che sono anche definite parti comune, quindi tutti devono rientrare magari all'interno di questa tabella. Una buona metodologia quindi qual è? Di andare a utilizzare la stessa approccio che si è utilizzato per la manutenzione, per metà rispetto all'altezza, per metà rispetto al volume di ciascuna unità immobiliare. Se andiamo a vedere in giurisprudenza, anche qui, portierato, in giurisprudenza forse sono tantissime le sentenze in merito al servizio di portierato. Più di una volta qualche condomino ha cercato di distaccarsi da questo servizio, quindi di non essere soggetto al pagamento
della spesa appunto del servizio di porteraggio. Anche questo è visto come un servizio di interesse comune, quindi tutti i condomini, chi più chi meno, usufruiscono di questo servizio e devono concorrere al pagamento di questa spesa. Ciò che si può andare a effettuare magari è una diversa discriminazione che per quel che riguarda l'utilizzo che si fa di quel servizio. Ad esempio, il caso riportato qui sulla sinistra, le diverse unità immobiliari che fanno parte del condominio, diversi appartamenti, magari accedono alla propria unità immobiliare dall'androne, no? In cui è presente appunto il servizio di portineria. Poi abbiamo, facente parte sempre dello stesso condominio, il negozio, magari supponiamo siano negozi A, B e C, che hanno un accesso completamente esterno da strada pubblica, quindi non usufruiscono assolutamente magari del servizio di portineria. Ad ogni modo devono essere considerate all'interno delle tabelle millesimali. Perché? Addirittura si può andare a effettuare una diversa discriminazione fra quelle che sono A, B e C. A ha ingresso indipendente, non ha nessun beneficio da quello che è il servizio di portineria rispetto a B e C. In letteratura solitamente si va a segnare un coefficiente di utilizzazione di circa pari a 5-15%. B e C invece hanno un utilizzo maggiore del servizio, perché c'è un accesso, anche solo magari un finestrone, magari può essere un corpo finestrato, qui è disegnato male, che affaccia appunto sull'androne. E magari quel servizio gli potrebbe servire per avvisarlo magari in caso di incendio, in caso magari di furto, quello che sia. Quindi ha un utilizzo potenziale maggiore rispetto alla tabella, al negozio. In letteratura solitamente si utilizza una percentuale di utilizzazione circa pari al 20-25%. Quindi anche in questo caso la tabella va suddivisa in due momenti sotto tabelle, per metà della spesa va ripartita rispetto al volume virtuale di ciascuna unità immobiliare, la seconda parte va ripartita rispetto alla percentuale di utilizzo che si fa di quel servizio. Risultato finale ancora una volta millesimi, media tra i millesimi precedentemente calcolati. Riscaldamento. Qui viene riportata in breve la vecchia norma, ossia il normale procedimento che si fa per calcolare i millesimi di riscaldamento, che non tiene conto della nuova UNI 10.200, perché come siamo abituati a calcolare fino ad oggi i millesimi di riscaldamento? O si utilizza quella che è la superficie radiante dei diversi terminali installati all'interno degli appartamenti, o meglio ancora se si posseggono chiaramente le kilocalorie ora di ciascun terminale, si utilizza direttamente l'emissione termica. Quindi per metà della spesa viene ripartita rispetto al volume reale effettivo riscaldato di ciascun unità immobiliare, l'altra metà rispetto alla superficie radiante. Con la nuova norma, praticamente per calcolare i millesimi di riscaldamento bisognerebbe fare mezza certificazione energetica. Quindi chi redige anche attestati di prestazione energetica sa già da solo quanti sono i parametri che intervengono per fare una certificazione. Praticamente la certificazione si andrebbe a fermare prima degli impianti, ma tutta la parte di involucro, quindi pareti, copertura, ponti termici, e mi fermo qui perché non andiamo avanti, perché poi cominciamo a parlare ponti termici, valutazione analitica che è obbligatoria adesso. Praticamente per fare una tabella per i millesimi di riscaldamento ci vogliono all'incirca forse 2 mesi, semplicemente tra rilievi e diverse chiaramente valutazioni che si effettuano con i diversi software. Quindi anche qui la problematica è diventata veramente rilevante. Lastrico esclusivo. La normativa qui è chiara: un terzo della spesa è a carico dei proprietari del lastrico. Fin quando i proprietari sono tutti interni al condominio, io vado a calcolare questa porzione di millesimi rispetto al volume virtuale delle altre unità immobiliari che il proprietario del lastrico possiede all'interno del condominio. Quando invece c'è il caso di proprietari esterni diventa un problema, cioè come altro volume virtuale all'interno del condominio non ce ne sono. L'unico
possibile è quello di andare a effettuare una valutazione in base alla percentuale effettiva di proprietà dell'azione esclusiva. Seconda parte della tabella va a ripartire la spesa per i due terzi a carico di tutti i condomini cui il lastrico serve da copertura. Cioè praticamente tutta la verticale di tutte le unità immobiliari presenti sotto lastrico devono rientrare nel calcolo di questa seconda parte. Il problema operativo sappiamo bene qual è, che quando ho una situazione standard omogenea vado a prendere tutte le unità immobiliari, quando comincio ad avere più lastrici che vanno a coprire la singola unità immobiliare, praticamente devo andare a scomporre ciascuna unità immobiliare nelle sue diverse versioni, singole versioni coperte dall'astico, e il calcolo chiaramente diventa un attimino un po' più complesso. In ultimo ci sono le colonne di scarico, funzione chiaramente del volume reale di ciascuna unità immobiliare. Andiamo a effettuare un esempio pratico con il programma. Consentitemi di essere abbastanza rapido, siccome siamo anche un po' stretti con i tempi, con il discorso dei dati generali. Chiaro, ci sono sempre gli stessi dati, tecnico, condomini, eccetera. E andiamo direttamente a strutturare la situazione del condominio. In realtà con questo programma abbiamo cercato di fare un attimino un discorso differente rispetto alle attuali situazioni che ci sono sul mercato. Mi spiego. Oggigiorno le tabelle, in realtà, fino a poco, ancora oggi, come si costruiscono? Classico foglio Excel, e si vanno a redigere i calcoli per ciascuna unità immobiliare e poi per il condominio, per le diverse tabelle presenti nel condominio, che si vanno a redigere per diverse all'interno del condominio. Il problema operativo, oppure altri programmi cosa fanno? Fanno censire tutte le unità immobiliari, dopodiché tabella per tabella devo andare a selezionare le n unità che intervengono, che sono coinvolte all'interno del calcolo. Fin quando ho un condominio di 10, 15, 20 unità immobiliari è relativamente semplice. Quando comincio ad avere condomini abbastanza grandi, ad esempio il mio, siamo 105 unità immobiliari, praticamente significa che tabella per tabella, quindi già anche solo per scala, devo andare a sfogliare su e giù una lista di 105 righe. Cioè 105 righe, devo andare a selezionare tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Allora cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di creare una semplificazione, nel senso diamo la possibilità di creare nella maniera più lineare e realistica soprattutto possibile il condominio all'interno del programma. Ossia vado a definire magari edificio 1, vado a creare le n scale presenti all'interno di quell'edificio, scala 1, scala 2, scala 3, eccetera. Vado a creare diversi piani, ad esempio piano 1, ci vado a impostare in questo caso la quota, quindi l'altezza rispetto al suolo per quello che è l'ascensore e quella per le scale. E mi sta chiedendo l'altezza dei vani. Altro problema, se mi sta andando ad approcciare per volume è inutile andare a inserire vano per vano le diverse altezze. Visto a monte 2,70 m per dire, me lo ritroverò già all'interno di tutti i vani. E a questo punto sono pronto per andare a inserire le diverse unità immobiliari. Facendo una strutturazione in questa maniera, creando una struttura in questi termini all'interno del programma, cosa succede? E ve lo dimostro. Praticamente succede che il programma le tabelle le dirige in automatico, cioè mi ritroverò tante tabelle medesimali per le scale quando sono le scale inserite e all'interno mi troverò selezionate semplicemente le unità immobiliari che si trovano sotto quella scala. Unità, diciamo, la tabella generale, quindi si andrà a selezionare chiaramente tutte le unità immobiliari presenti e via dicendo. Come posso procedere? Vado ad inserire chiaramente tipo il nominativo del proprietario, Rossi Mario. Tipologia, appartamento, è già in automatico il programma che va a fissare quello che è il coefficiente di destinazione. Coefficiente di piano, abbiamo visto prima, c'è il caso con e senza ascensore, ad esempio con ascensore, primo piano. Funzionalità, abbiamo detto, se non sussistono degli squilibri all'interno del condominio, ad esempio questo coefficiente può essere tranquillamente trascurato. Ad esempio andiamolo a trascurare.
in maniera tabellare vado a inserire tipo di vano, ad esempio una camera, superficie 25 metri quadri, altezza me la ritrovo già fissata da prima, volume quindi calcolato già in funzione della superficie che sono andato ad inserire, tengo il tasto bloccato, ecco qui, emissione termica chiaramente in funzione dei terminali installati, orientamento nord, superficie finestrata magari 1,5. In automatico il programma si va a calcolare il coefficiente di luminosità, vedete? C'è la superficie, come abbiamo detto, si calcola, c'è la superficie del vano, c'è la superficie del corpo finestrato, della parte finestrata di, quella, di quel vano, c'è il fattore di luminosità, quindi va a interpolare all'interno di quella tabella che abbiamo visto prima. Coefficiente di utilizzazione, ho assegnato la tipologia di vano, quindi trovo in automatico anche il coefficiente di utilizzazione. Orientamento, stesso discorso. Devo andare a fissare quella che è esposizione, servitù e isolamento. Questa è una prima strada, che è quella, per così dire, tabellare. Se voglio, e posseggo meglio ancora, quelle che sono piante di ciascuna unità immobiliare, posso utilizzare anche il CAD integrato all'interno del programma. Ossia vado a definire le informazioni generali, sempre tipologia, piano a cui si trova, e mi vado a lanciare praticamente il CAD installato, implementato all'interno di questo programma. Posso importare in particolare un DVG, un DXF, quindi realizzato con qualsiasi CAD in commercio, posso tranquillamente importarmi quello che è una pianta catastale, è un PDF, no? Quindi c'è un modulo per la vettorializzazione che mi va chiaramente a trasformare quel DVG in PDF, in quel PDF in DVG. Ad esempio prendiamo una pianta, quindi mi vado a importare quello che è una piantina e ci vado a lavorare praticamente sopra per quel che riguarda, diciamo, la computazione dei diversi aspetti. Una volta fatta questa operazione, cosa devo fare? Posso tranquillamente andarmi a duplicare diverse zone, mi posso andare a duplicare quelle che sono le scale, i piani, gli edifici, giusto per fare un caso pratico, e vado nel menu delle tabelle millesimali. Quindi mi ritroverò in questo caso le diverse tabelle impostate, chiaramente in questo caso non avevamo visto dall'inizio, ho fatto un paio di errori, e mi ritroverò in automatico quelle che sono le tabelle predefinite all'interno del programma. È chiaro che all'interno del programma posso andare a gestire diversi coefficienti di redazione, di, diciamo, di destinazione, di utilizzo, i coefficienti di riduzione, posso andarmi a creare delle vere e proprie tabelle millesimali, ex novo, ad esempio qui c'è una struttura che può essere editata di volta in volta, anziché ad esempio calcolare una tabella millesimale rispetto magari al volume virtuale, lo voglio fare rispetto al volume reale, c'è come se fosse all'interno un foglio Excel che mi consente appunto di utilizzare le diverse variabili inserite all'interno del programma, quindi che sono servite stesso a noi per fare praticamente dei casi particolari. Apriamo un esempio, ad esempio già sviluppato, giusto per visualizzare. Questa è la struttura che in sostanza il programma riporta. Cioè io mi ritroverò, vedete, tante tabelle, perché all'interno della struttura del condominio ho inserito esclusivamente due scale, e me lo ritroverò pari pari all'interno della tabella millesimale già predefinite quelle due tabelle, con selezionate, chiaramente a seconda del caso, solo le unità immobiliari che rientrano all'interno di quella scala. Quindi la scala me la ritrovo selezionata, è chiaro che posso sempre andare a modificare le unità immobiliari effettivamente rientranti nel calcolo e quelle no. C'è un piccolo modulo all'interno che consente di effettuare la ripartizione delle spese, quindi magari voglio andare a ripartire una spesa in funzione della tabella delle scale, vado a selezionarmi la tabella che sono andato a redigere, vado a imputare quindi l'importo che effettivamente devo andare a sostenere e mi consente di fare una gestione
diciamo tra virgolette, preliminare di quella che è la spesa all'interno del condominio tra i diversi condomini in funzione della tabella che si è andata a redigere e a creare. Possiamo stampare quelle che sono chiaramente la relazione tecnica, che ripeto, è l'aspetto forse più importante da un punto di vista tecnico, perché come abbiamo detto all'inizio è quello che effettivamente va approvata e rappresentata in condominio. Questo è l'aspetto forse più importante. L'aspetto più delicato, ripeto, è quello che riguarda i millesimi di riscaldamento. La norma, la ripeto, è quella di 10.200. Attualmente non esistono né soluzioni, strumenti, software che hanno questa metodologia implementata, né il tecnico nel 90% dei casi va a utilizzarla perché è realmente complessa, anche se è obbligatoria, che va ripartita una parte della spesa in maniera diretta, un'altra parte della spesa in maniera indiretta rispetto chiaramente all'utilizzo, al consumo che si fa all'interno del condominio di quel servizio. Se ci sono domande, altrimenti anche io ho concluso la parte sulla problematica. Io vi ringrazio, magari se ci sono domande c'è la collega Angelica.